Quando noi italiani sentiamo la parola politica, queste sono le persone che ci vengono in mente di solito, ma non sempre i politici sono degli uomini di mezza età o più che non fanno altro che parlare e parlare. A volte possiamo ritrovarci in politica delle donne alquanto sexy, soprattutto qui in Italia. Ecco 5 delle donne più sexy in politica. Maria Rosaria Carfagna, una bellissima donna italiana in questa lista. Non c'è bisogno di guardarla due volte, la bellezza di questa donna stende al primo colpo chiunque. Prima di entrare in politica la ragazza era una showgirl e ha anche lavorato come modella in numerose occasioni, ha persino partecipato in alcuni famosi programmi televisivi. La donna è ora quarantenne e aveva deciso di entrare in politica nel 2004. Da allora non ha più voluto cambiare lavoro. Tempo fa ci fu uno scandalo che riguardava sia lei che Silvio Berlusconi. Infatti fu registrata una chiamata in cui stava avendo una conversazione parecchio sporca con l'ex primo ministro. Yuri Fujikawa. Questa donna è un membro del partito conservatore nella città di Hanchohe in Giappone, ma veniva sempre criticata per essere troppo bella per restare in politica. Eh sì, ma il problema in realtà per i giapponesi non era solo la sua bellezza, ma il suo comportamento che non si addiceva ad una donna in politica. Ed era piuttosto il comportamento di una showgirl in carriera. La donna infatti, oltre a partecipare a programmi televisivi poco raccomandabili, ha anche preso parte in qualche video porno soft. Eh sì, la 35enne è stata al centro di uno scandalo che l'accusava di essere stata a letto con un politico di un altro partito. Infatti, alcune foto la ritraevano uscire da un hotel con un uomo sposato. Shetrida Geagea. Questa donna è una politica in Libano ed è ormai quarantenne, ma non sembra abbia perso né il suo bel visetto né il suo corpo sexy. È un membro del Parlamento libanese dal 2005 ed è abbastanza ovvio che anche in questo paese è l'unica politica che viene notata in mezzo alla folla di uomini. La donna è in realtà originaria del Ghana ed entrò in politica dopo l'arresto del marito, avvenuto nel 94. La TV libanese sembra seguirla ovunque, dalle serate fuori alle sedute in Parlamento, e sembra che continueranno a farlo finché la donna continuerà a rimanere in forma. Nicole Minetti. Beh, non poteva mancare in questa lista. Questa donna è un vero e proprio scagnozzo del grandissimo ex primo ministro Silvio Berlusconi. Infatti la donna si occupava principalmente di reclutare e procurare donne per le feste di quest'ultimo. La donna però non poteva passare inosservata in Parlamento. Infatti, nelle numerose foto scattate in questa sede, lei era l'unica persona che si poteva notare, anche a grande distanza. È possibile trovare in rete anche alcune foto alquanto sexy di questa donna. Ruby Dalla. Il Partito Liberale del Canada reclutò questa bellissima donna nel 2004 e da quel periodo al 2011 è stato il partito più sexy del paese. La donna, prima di entrare in politica, cercò di sfondare nell'intrattenimento come attrice recitando in un film di Bollywood e anche come simbolo di bellezza, ma trovò la sua fama in politica dove gli uomini non riuscivano a non girarsi e ammirarla. La donna nel 2014 è stata vittima di uno scandalo durante il quale ha deciso di lasciare la politica e dedicarsi ad altro. Quel giorno fu un giorno molto triste per i parlamentari canadesi. E voi che ne pensate di questa lista? C'è forse qualche bella donna sexy in politica che abbiamo mancato? Fatecelo sapere nei commenti. La seconda parte del video si trova sul canale di Qubi. Per vederlo potete cliccare a schermo o seguire il link in descrizione.